Questo programma contiene scene che potrebbero urtare la sensibilità di alcuni telespettatori. Prigione di Spokane. Qui i detenuti con disturbi mentali entrano in un circolo vizioso di criminalità. Il carcere diventa un ospedale psichiatrico per le persone che il sistema non riesce a gestire. Oltre a ospitare soggetti accusati dei crimini più efferati, questo carcere è adibito anche a struttura psichiatrica, la terza per dimensioni nello stato di Washington. C'è un solo Spirito Santo e sono io. L'orrore esiste. Qui bisogna avere istinti omicidi per sopravvivere. Se non gli faccio male io, ci proverà lui. Tanto vale pestarlo subito a sangue. Un'esplosione di criminalità ha portato il carcere al limite della sua capienza. Riuscirà una squadra speciale di soli 22 agenti a mantenere il controllo? Mossa sbagliata, Cole. Faccia a terra! Contea di Spokane. 160 chilometri dal confine canadese, tra la catena delle cascate e le montagne rocciose. Ma su questo sfondo naturale si staglia un oscuro satellite della città. La prigione di Spokane. Qui non si scherza. Le persone recluse tra queste mura sono state accusate o condannate per crimini di ogni tipo. Da semplici atti vandalici fino a massacri inenarrabili. Questo è il loro purgatorio. Molti detenuti sono in attesa di processo. Il carcere di Spokane è stato costruito per ospitare 465 persone. Ma oggi l'esplosione della criminalità di strada e l'aumento dei detenuti con disturbi psichici hanno determinato un sovraffollamento della struttura, con ben 580 presenze. Molti commettono i reati per poter ricevere cure psichiatriche. Questi fattori hanno reso necessario l'ampliamento del carcere, con l'aggiunta di una struttura di minima sicurezza chiamata Geiger. Ma questo non è bastato. Gli agenti sono troppo pochi. Per reprimere le violenze e gestire il sovraffollamento, non possono far altro che rinchiudere i detenuti nelle loro celle per lunghi periodi di tempo. Per problemi di budget e questioni varie, teniamo tutti in confinamento. Il sergente Smith è impegnato in prima linea per mantenere la calma. E ha il suo bel da fare. Lo sai che ti dico, continua a parlare e finisci in isolamento. Non ho fatto niente di male. Mi ascolti? Ti sento forte e chiaro, amico. Devi stare zitto. Smith lavora in questo carcere da 24 anni. Durante la sua carriera è stato chiamato due volte dall'International Guard e ha servito in Afghanistan e in Iraq. Sa come gestire al meglio le situazioni. Abbiamo il compito di garantire la pubblica sicurezza, garantendo al contempo la sicurezza dei nostri reclusi. Non è un'impresa da poco. Non mi piace che mi punti il dito in faccia. Non voglio quella telecamera. Male, sei in carcere. Il problema è che non hai scelta. Andate tutti a cagare. Il personale della prigione le ha sentite tutte, dalle ingiurie alle minacce di morte. Eroi dei miei baciami il culo, bastardo! Mi hanno detto di tutto, ma se la prendi sul personale, non esci più. Smith però non è solo. È cofondatore e direttore di una task force di sicurezza, il Corrections Response Team, noto anche come CRT. Questa squadra di 22 uomini fu creata nel 1990 per il controllo dei detenuti aggressivi e la risoluzione immediata di situazioni pericolose. Quello del carcere è un ambiente imprevedibile. La violenza può esplodere in qualunque momento. Nel 2007 il CRT rispose a una rivolta scoppiata nel padiglione del Geiger. I suoi agenti sono addestrati per controllare i detenuti, prelevarli con la forza dalle celle e prevenire attacchi violenti.
Questi uomini affrontano qualsiasi problema si presenti negli 11 blocchi del carcere di Spokane, dove si trovano sezioni di minima, media e massima sicurezza, sia maschili che femminili. Questa mattina il sergente Smith e la sua squadra si preparano a perquisire una sezione di massima sicurezza. Il detenuto sostiene che sarà pugnalato, in carcere o in tribunale. Il CRT prende seriamente la minaccia. I prigionieri trasformano gli oggetti in dotazione, come questo spazzolino, in pugnali, con cui ferire o uccidere i nemici. Smith e il suo team setacceranno l'intera sezione in cerca di oggetti vietati. Ma prima di poter perquisire le celle, devono far uscire i detenuti. Vieni alla porta e fatti ammanettare. Spalle alla porta e mani nella feritoia. Fa come ti ho detto, spalle alla porta e mani nella feritoia. Nonostante le ripetute richieste, l'uomo rifiuta di collaborare. Gli agenti non hanno scelta, devono tirarlo fuori con la forza. Stai fermo! Non facevo resistenza, dormivo! E non obbedivi. Ora seguirai le istruzioni? Sì, lo prometto. Devi fare quello che diciamo, hai capito? Sì. Segui le istruzioni. Una volta che il detenuto è sotto controllo, il CRT lo porta alle docce, dove sarà privato di eventuali armi, farmaci vietati e altri beni di contrabbando. Sei celle più in là, un agente si scontra con un altro ribelle. Bradley Hickey, un criminale accusato di rapina a mano armata. Sostiene di essere rimasto chiuso in cella per 72 ore e non ha paura di dire ciò che pensa. Sono 3 giorni che non usciamo, neanche per fare la doccia. È contro la legge. Davvero? Persino nel braccio della morte. La giornata non è finita. Vuoi uscire? Se non stai tranquillo, ti spedisco altrove. Dipende da te. Vuoi che ti sposto? Non me ne frega un c***o. Che merda. Dovrei essere innocente fino a prova contraria. A voi non dicono che stiamo sempre chiusi dentro, vero? Per evitare che la situazione degeneri, interviene il CRT. Vieni alla porta e fatti ammanettare. Mettiti a terra. Ma che c***o? Io non mi ci metto per terra. Sto rinchiuso tutto il giorno senza motivo. Dammi il polso, non fare resistenza. Lo stanno trasferendo, è fuori di sé per la faccenda del confinamento. Insulta tutti. Gli hanno detto di calmarsi e lui in sostanza ha risposto: fottuti. Lì. Cerca di stare in piedi. Hickey sarà trasferito in una sezione speciale, chiamata The Hole, il buco, dove trascorrerà 10 giorni in isolamento. Mentre continuano a cercare armi, gli agenti del CRT devono affrontare un'emergenza in un box doccia. Il detenuto Bam Davis, accusato di rapina a mano armata, ha tutti i sintomi di un'overdose. Gli agenti e l'infermiera Sharon Dunphy fanno di tutto per tenerlo sveglio. Tieni gli occhi aperti. Non mollare. Davis? Sì. Guardami, sono qui. Resta con me, d'accordo? Mi senti? Sai una cosa? Oggi vedrai i pompieri. Perché? Ti portano in ospedale per darti un'occhiata. Davis viene condotto fuori dalla doccia. Cerca di stare in piedi. Chiudiamo la porta e ci stendiamo. Lo staff prepara l'ossigeno. Non addormentarti, Davis. Signor Davis, voglio che resti sveglio. Può dirmi cosa ha preso?
Signor Davis, può dirmi cosa ha preso? Signor Davis, resti sveglio. Signor Davis. Dai, dai. Forza. Lo senti il massaggio? Signor Davis, si svegli. Che succede? Il battito è elevato, la pressione sanguigna continua a scendere. Cosa può essere? Sospetta overdose. In pochi minuti arriva la squadra medica di emergenza. Davis è in overdose per una sostanza ignota e deve essere subito portato in ospedale. I paramedici lottano per tenerlo in vita. Cose di questo genere accadono abbastanza spesso ed è raro che si perda la calma. Capita solo a chi proprio non è fatto per questo lavoro. Davis potrebbe aver fatto incetta di farmaci contrabbandati per poi abusarne. Il personale investigherà sulle cause dell'overdose. Alla fine, la perquisizione dà i suoi frutti. Lo staff recupera farmaci e diversi articoli vietati. Noi eliminiamo tutto ciò che potrebbe diventare un'arma, ma loro sono ingegnosi e hanno tutto il tempo di pensarci su. Oggi il sergente Smith e i suoi uomini hanno mandato un messaggio forte e chiaro a tutti i detenuti. Nella prigione di Spokane, il CRT ha il coltello dalla parte del manico. Tra poco, un detenuto ha uno scatto imprevedibile. Dicono che sono l'uomo più pericoloso del mondo. Poi, scopriremo la curiosa verità sull'overdose di Bam Davis. Carcere di Spokane. Qui un detenuto su tre soffre di squilibri psichici. Ciò ha reso questa prigione una delle più grandi strutture di igiene mentale dello stato di Washington. Questo carico, sommato a una popolazione di presunti assassini, ladri e gangster, pesa non poco sul sergente Smith e la sua squadra speciale. Molti detenuti sono imprevedibili e gli agenti del CRT non sanno mai cosa li aspetta dietro la porta di una cella. Oggi un uomo minaccia gli agenti e ha attaccato un asciugamano al vetro in modo che da fuori non si veda quello che fa. Apri la porta! Il detenuto si scaglia contro gli agenti con una matita fissata al polso. Il CRT reagisce prontamente con i taser. Prendigli la gamba! Fuori il braccio! Tira fuori il braccio! Mentre il detenuto viene immobilizzato a terra, gli agenti gli rimuovono l'arma improvvisata dalla mano. Tira fuori la mano! È bloccata! Tirala fuori! È bloccata! Nathan Fu fa parte del CRT da 12 anni. Sa che una mossa sbagliata può costarti la vita. Se non sei mentalmente preparato a qualunque situazione, quando ti ci trovi, ti blocchi. Gli agenti si affidano all'istinto per prendere decisioni immediate. Durante il programma di addestramento, stai con qualcuno che ti controlla di continuo, ma quando sei in servizio da solo, devi prendere tutte le decisioni da te. Il CRT ha un arsenale di strumenti a disposizione, come munizioni di legumi secchi. Va giù, faccia a terra! Spray al peperoncino e taser. Come rito di iniziazione, gli agenti provano gli effetti invalidanti del taser, un'arma non letale che colpisce il sistema nervoso con delle scariche elettriche, paralizzando momentaneamente la vittima. Oggi imparano a usare uno strumento noto come granata ad urto. Si tratta di un'arma non letale per azioni antisommossa. All'interno si trovano dei pallini di gomma. In questo caso il CRT utilizza la granata per prelevare un detenuto dalla cella. Le sfere che vedete nella mia mano escono dalla granata e colpiscono il bersaglio come proiettili. Per limitare l'utilizzo di armi simili, il personale preferisce mettere i detenuti ribelli in isolamento,
in una sezione di massima sicurezza nota come The Hole, il buco. Il rosa delle porte non si intona ai suoi ospiti. I peggiori detenuti della contea di Spokane. I prigionieri lo chiamano il buco. Chi merita provvedimenti disciplinari finisce qui. Una merda di posto. Chi si comporta male vince un viaggio premio nel buco. Ci sconti tutta la pena nel blocco 6. La maggior parte dei detenuti è rinchiusa 23 ore su 24. È un isolamento pressoché totale. Bradley Hickey si è ribellato a una perquisizione. Il risultato è che si accomoda nel buco. Qui non ti diverti un granché. Esci due volte a settimana. Non è il massimo. È la seconda volta che aggredisco gli agenti. Il suo nuovo vicino non è un detenuto qualsiasi. Si chiama Cole Strandberg ed è l'ospite più famigerato della prigione di Spokane. Per gestire il signor Strandberg ci affidiamo sempre solo al CRT. Con lui bisogna stare molto attenti, più che con chiunque altro. Qui si trova per un'accusa di omicidio e probabilmente rischia la pena capitale. Dicono che sono l'uomo più pericoloso del mondo. Strandberg è accusato di avere aggredito e torturato una donna e di averle poi conficcato una freccia in testa. L'orrore esiste. È in attesa di processo per omicidio di primo grado. Ma prima va stabilito se sia capace di intendere e di volere. Il CRT dovrà occuparsi di lui per il resto della sua permanenza. Loro mi chiamano il diavolo. Io sono il diavolo. Il diavolo, come si autodefinisce, prende sistematicamente di mira gli agenti. Non posso farci niente, esatto. Insomma, certe volte è una merda. I filmati di sorveglianza mostrano uno scontro con Strandberg che gli agenti non potranno mai dimenticare. Si rifiutava di uscire e stava distruggendo la cella. Il CRT è pronto a intervenire. Strandberg li guarda aprire la porta, ragionando sulla prossima mossa da fare. È vicino alla porta. Gli agenti irrompono nella cella. Mossa sbagliata, Cole! Faccia a terra! Il risultato dello scontro è che la testa di un agente va a sbattere contro il muro. Dammi la mano! Il CRT immobilizza Strandberg, ma è troppo tardi. C'è un uomo a terra. La vittima ha il collo fratturato. Fermo, fermo! Chiamate un'ambulanza! Mandate un'ambulanza alla prigione! C'è un agente ferito! Per evitare ulteriori danni ai membri dello staff, morsi inclusi, gli agenti mettono una maschera a Strandberg. Se non si fosse comportato così, noi non saremmo entrati nella cella e nessuno si sarebbe fatto male. Chi va in carcere per la prima volta, sbattuto in un ambiente imprevedibile, deve sapere mantenere la calma. Oggi tocca al 19enne Michel Gagnon. È accusato di vandalismo. È la mia prima volta, ho messo fuori uso degli idranti. È reato, credo. Sono pronto ad andarmene di qui, alla svelta. Tra poco ci sarà l'udienza e Gagnon si aspetta di essere rilasciato in giornata. La discussione del caso, però, è annullata. È stata annullata. Perché? Non lo so. Non dovrei stare dentro così tanto. Ora non sa più cosa aspettarsi. Non so cosa sta succedendo. Mi spostano da una parte all'altra. Adesso mi hanno riportato qua giù. Mi hanno già trasferito due volte. Adesso non so dove sto andando. Gagnon ritorna nella sua cella di minima sicurezza stile dormitorio, dove un agente lo informa che l'orario di uscita è finito. Per oggi non si esce più. Non esco. No, non mi fanno uscire.
Le posso parlare un momento? Hai visto il giudice? Cosa ti ha detto? Non ho visto nessuno. Nessuno? Il sergente Smith interviene e riesce a tranquillizzare Gagnon. Sarai rilasciato in serata. Il mio collega intendeva che per oggi non si esce più dalle stanze. Ok, scusi, avevo capito male. Sì, scusa. Ti rilasciamo in serata. Va bene, grazie. Figurati. Grazie per la precisazione. 28 ore dopo il suo arrivo nella prigione di Spokane, Mitchell Gagnon è di nuovo libero. Non finiteci dentro, non dico altro. Statene fuori. Questo posto ti cambia. Fa paura. Sono libero! Libero! Dopo la pausa, una nottataccia all'ingresso. Non ci entro in questo c***o di carcere. Poi gli agenti cercano di impedire a una detenuta di farsi del male. Non ce la faccio! Prigione di Spokane. In questi tranquilli corridoi, 580 detenuti sono rinchiusi nelle loro celle. Ma all'apertura delle porte può accadere qualunque cosa. Gli agenti sono solo 140. Con una tale inferiorità numerica, il sergente Smith ha bisogno di persone su cui poter contare e in questo senso i familiari sono la scelta ideale. Il suo figliastro, Cameron Kurowski, sta seguendo le sue orme. Visto che sono nuovo, mi serve un buon addestramento dalla vecchia guardia. Ehi, vecchia guardia a chi? È come un padre per me. Lui ha avuto un peso decisivo nella mia scelta di fare questo lavoro. Kurowski lavora all'accettazione, la prima tappa per qualunque persona entri in carcere. Pesa i detenuti, fa le foto segnaletiche, raccoglie dati e oggetti personali. È quasi mezzanotte e fuori c'è la luna piena. La luna piena ha un influsso evidente sull'attività del carcere. Stanotte è stato fermato un uomo. Non posso stare in un penitenziario. Infatti è un carcere di contea. Questo sergente dell'esercito, veterano dell'Iraq, è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza. Bisogna che ti rilassi, sei in arresto. Vediamo di seguire la procedura. Lo capisci? No! Sei nel carcere di Spokane. Sono un sergente, Ho capito. Chiaro? Non mi potete arrestare, Ok? È tardi, signore. Non vado in galera. Non lo capirà mai. Ok, no. D'accordo. Gli agenti accompagnano il sergente in una cella di fermo per la perquisizione. Mi dispiace, scusate. Mi sono appena ricordato. Mi dispiace. Mi scuso. Chiedo scusa. Va bene, mi dispiace. Davvero. Poi lo trasferiscono in una cella individuale, dove torna a essere combattivo. Non mi merito una coperta per aver fatto due missioni in Iraq. Signore, finché sta in questa cella non avrà niente, è chiaro? Adesso la cosa più intelligente da fare è sedersi e dormirci su, capito? Fare il matto e gridare non le servirà a nulla. No, volevo solo dire... Ti capisco. Senti, amico, quante volte sei stato in Iraq? Mai. Mai, appunto. Allora chiudi quella c***o di bocca. Kurowski incassa gli insulti senza battere ciglio. È ubriaco fradicio. E allora io aspetto che venga qui il suo superiore. Molte volte quando questi ragazzi finiscono dentro, temono per la carriera, perché per loro l'esercito è una professione. Quando finisci dentro, non importa se sei un militare o chissà chi, ricevi lo stesso trattamento degli altri. Kurowski passa un nuovo acquisto. Bene, si giri verso di me. Anche questa detenuta è ubriaca. Lianna Gagwech è stata arrestata per aggressione di terzo grado. Sembra che io non riesca a tener ferme le mani. L'agente Jen Bauer perquisisce Lianna. Cos'hai nel reggiseno? Un cellulare. A dire il vero, mi sa che ne ho due.
Due cellulari. E che ci fanno nel reggiseno? Così sono vicini, li sento se suonano. Ok, d'accordo. Una volta rimossi i cellulari, Kurowski procede con le pratiche di accettazione. Ero sobria da 8 mesi. Bevo una sera sola e finisco qui dentro. È ancora presto, mi mancano ancora 9 ore di turno. Non ho idea di cosa potrà accadere. Nei registri di Spokane si trova di tutto. Dai malati psichici, ai gangster, ai comuni truffatori. Joanna Williams, che ha perso una gamba per un tumore, è stata arrestata per aggressione in seguito a un litigio con suo nipote. Subito dopo il suo arrivo, ha cominciato a sbattere la testa contro il muro per attirare l'attenzione degli agenti. Cercavo di parlargli per capire quando avrei avuto le mie medicine. E lui se n'è andato. Così ho sbattuto la testa contro il muro per attirare l'attenzione. Il nuovo ambiente le crea non pochi problemi. Mi fa male perché non ho preso le medicine. Ho avuto un tumore, ho patito le pene dell'inferno con questa gamba. Temendo per la sicurezza di Joanna, lo staff ha preso misure drastiche, mettendola su una sedia di contenzione e trasferendola in una cella di isolamento. Non ottieni niente dimostrando un comportamento autodistruttivo. Ormai si tratta della sua sicurezza. Adesso saranno gli operatori di salute mentale a valutare le sue condizioni. Il carcere di Contea ospita tutti, dai presunti assassini ai detenuti con disturbi psichici che tornano periodicamente in prigione. Spendono i farmaci e rifiniscono dentro. Una reclusione prolungata può far sì che alcuni detenuti crollino ed esplodano contro i propri rivali, contro il personale o contro se stessi. Occuparsi di loro è il compito quotidiano del Correction Response Team, o CRT. Oggi il sergente Smith e la sua squadra devono affrontare un detenuto con possibili problemi psichici. Si comporta in modo anomalo e non segue gli ordini. Abbiamo un uomo che non si fa la doccia da un po'. La cella è bagnata di urina e l'odore è pungente. Ehi, ti ricordi? Quando ti abbiamo spruzzato addosso questa roba? Spray al peperoncino. Non è vero. Invece sì. Ok. Torniamo dopo. Il CRT si riunisce per coordinare l'intervento. È più di una settimana che non si lava. Ci sono escrementi dappertutto. Facciamo la solita operazione mordi e fuggi. Gli agenti si avvicinano al detenuto per la seconda volta. È steso sul letto e continua a rifiutarsi di uscire. Avvicinati, ti ammanettiamo, così ti fai la doccia. No, grazie. Vuoi una spruzzatina? Andate via! Un agente usa lo spray, mentre il detenuto si rifugia sotto la coperta. Mettete le maschere. Gli agenti svuotano tutta la bomboletta nella cella. L'uomo non reagisce. Avvicinati alla porta. C'è la bombola grande? Serve un'altra bomboletta di spray al peperoncino. Avvicinati. Alla fine, il detenuto dà segni di soffocamento e si arrende. Gli agenti lo mettono su una sedia di contenzione e lo portano alle docce. L'abbiamo riempito di peperoncino, quasi 2 bombolette. È uno che forse ha dei problemi mentali, eppure resisteva. Ha resistito tantissimo. Anche il detenuto Ben Davis soffre di disturbi psichici. Di recente ha tentato il suicidio durante una perquisizione.
Il personale medico ha scoperto che non aveva ingerito dei farmaci, ma i semi di un particolare frutto che contiene tracce di cianuro. Davis ha accumulato semi fino ad averne una dose letale. Lo staff della prigione gli ha salvato la vita. Il fatto è che sono qui da 2 anni. Loro pensano che prendevo dei farmaci e che volevo farli sparire per la perquisizione. La verità è che quel giorno ero in crisi e volevo farla finita, non saperne più niente. Sono qui da 2 anni in attesa di processo. Non ho avuto nessuna condanna, eppure la mia vita è questa. 23 ore al giorno. Dopo un po' cominci a sentire le voci. Cosa dovresti fare per 23 ore al giorno? Scrivo tantissime lettere, ho letto quasi tutti questi libri. Ci si stanca di questa vita. I tentativi di suicidio sono frequenti nelle strutture detentive di tutto il paese. Spesso si tratta di persone con esigenze particolari che dispongono di molti farmaci e non interagiscono bene con gli altri. Dobbiamo controllarli. Sono nella prigione di Spokane. Vorrei poter tornare al mio castello di sabbia rossa. Il personale controlla questi detenuti quotidianamente. Gli ospedali psichiatrici non li aiutano. Questa gente vive per strada, molti di loro finiscono in galera e a volte il carcere diventa una specie di ospedale psichiatrico per quelli che il sistema non riesce a gestire. Ad alcuni non sono neanche stati diagnosticati ufficialmente dei disturbi mentali. Cole Strandberg rientra in questa categoria. Sono il paranoico schizofrenico numero 1. È accusato, tra l'altro, di aver conficcato una freccia nella testa di una donna e di aver decapitato un gatto. A breve il tribunale dovrà pronunciarsi sulla necessità o meno di una perizia psichiatrica. La posta in gioco è alta. La perizia sarà determinante per la scelta del carcere, ma di fatto per la sua stessa vita. Potrebbe salvarlo dalla pena capitale. Se dite la formula magica, mi trasformo in un gargoyle. Davvero, si chiama alchimia, io so farlo. Tra poco, i detenuti sfidano l'autorità. Stai attento che gli sbirri non ti vedano. E poi Strandberg va in tribunale. Se non lo internano, va sotto processo. Ci sono molte insidie in agguato dietro le porte delle celle di Spokane. Quando si aprono, può scatenarsi l'inferno. A terra! Metti quella di faccia a terra! Con le guardie in grande inferiorità numerica, il sergente Smith e la sua squadra devono farsi in 4 per assicurare che le regole siano ben chiare e che i detenuti rispettino l'autorità. In piedi, subito! Perché? Ehi! Che ti serve? A te una doccia! Il sergente Smith ha una filosofia molto semplice sul modo di trattare i detenuti. Cerco di essere risoluto, giusto e coerente. Il mio rapporto con loro è molto professionale. Devono sapere che sono in galera e che non siamo amici. Molti ce la mettono tutta per infrangere le regole o per contestare l'autorità degli agenti. Non farò tutto il possibile. Ok. Non ho rispetto per l'autorità. È ovvio che ci rispetta perché obbedisce. Il detenuto Dennis Sprayberry raccoglie e riconsegna il bucato di questo blocco. È a Spokane da quasi 1 anno, ma presto sarà trasferito in una prigione di Stato, dove sconterà 10 anni per associazione a delinquere finalizzata alla rapina. La condanna non ha mitigato il suo atteggiamento. Le cose vietate le facciamo lo stesso. In realtà comandiamo noi. Ha molti modi di eludere il sistema per consegnare messaggi e scambiare beni vietati. E il suo lavoro è un'occasione perfetta per piegare le regole. Lo sapete tutti, in carcere si apprezzano le piccole cose. Come occuparsi del bucato. È un lavoro schifoso, ma a me piace. Perché esco dalla cella e vedo i miei c***o di amici.
Oggi Sprayberry porta di nascosto dell'acqua calda a un compagno. Si tratta di un lusso vietato in confinamento. Loro dicono niente acqua. E noi la portiamo ai nostri amici. Allora, funziona così. Lui ha un pezzo di carta e io ho l'acqua calda. Non abbiamo il permesso, ma lui infila il foglio nella fessura. Così. E prepara la tazza dietro alla porta. Sei pronto? Sì. E poi faccio così e sto attento che non mi vedano. A posto. Lui prende l'acqua, si affaccia ed è pronto a farsi un caffè. Altri detenuti hanno metodi diversi di eludere il sistema. Michael Painter, alias Temper, è accusato di aggressione di secondo grado e corruzione di testimone. Rischia il carcere a vita. La sua ragazza, Maggie May Tyler, vive al piano inferiore. È accusata di omicidio di secondo grado. La situazione è complicata perché lei è dentro per omicidio e, a quanto pare, sia io che lei rischiamo il carcere a vita. Così affrontiamo la situazione insieme. Temper e Maggie si sono conosciuti fuori. È il mio fidanzato. È un bravo ragazzo. Lo conosco da tanto. Mi ama. Questa coppia dimostra che amarsi in cella è possibile. Basta avere un telefono idraulico. Anche se vivono a un piano di distanza, usano le tubature della prigione per comunicare. Eccolo che grida. Ma perché cazzo urli? Sei matto. Chiamami dopo. Sì, sarò sveglio. Ti amo. Questo metodo non è infallibile. E a volte l'amore può lasciare l'amaro in bocca. Certe volte è un po' difficile perché quando i ragazzi tirano l'acqua senti il sapore, ecco, delle feci altrui. Se li scoprissero a usare il telefono idraulico, potrebbero metterli in isolamento. Ma loro sono disposti a correre il rischio. Oggi Sprayberry viene trasferito nel penitenziario di Stato, dove sconterà il resto della pena. Grazie a tutti. Dio vi benedica. Ci vediamo in prigione. Mi raccomando. Ci vediamo, JJ. Ciao, Jesse. Compra il sapone con la cordicella. E non farlo cadere. Ci proverò. Nonostante gli occasionali strappi alla regola perpetrati da elementi come Sprayberry, il sergente Smith non ha dubbi su chi controlla il carcere di Spokane. Con tutta questa gente ci vuole disciplina, altrimenti sarebbe il caos. Spesso i detenuti violenti finiscono per esplodere, aggredendo lo staff e i propri compagni. Il CRT sta affrontando un uomo che rifiuta di farsi ammanettare e sottoporsi a una perizia psichiatrica. Gli agenti usano lo spray al peperoncino. Il detenuto non reagisce. Faccia a terra! Faccia a terra, subito! Gli agenti sono costretti a prelevarlo con la forza. Dentro, avanti! Non volevamo arrivare a questo. L'hai voluto tu. Una volta immobilizzato l'uomo, un'infermiera gli toglie il peperoncino dagli occhi. Se collabori sarà tutto facilissimo. Poi gli agenti caricano il detenuto su un'auto che lo porterà in ospedale per la perizia psichiatrica. Intanto, in un padiglione di media sicurezza, un altro prigioniero, Edward Hines, sta dando in escandescenze. Questo è il momento più merdato della mia vita. Sì. In assoluto. No, sta fermo. Brutta stronza, vaffa. Edward. Non piaci a nessuno. Edward. Sei un pezzo di merda. Il sergente Parker mantiene la calma.
ma il detenuto diventa sempre più ostile. Il mio c***o non lo muovo di qui. Edward. Perché ci trattate come c***o? Se vuoi parlare... Fotti! Parlami! Edward! Non c'è speranza. L'agente Parker ha bisogno di rinforzi. Edward, ti fai ammanettare? No! Edward, ti do l'ultima possibilità, poi usiamo lo spray. Coraggio, Hines! Come on, Ed! Dai, Ed! Spruzza! Va bene, mi arrendo! Vieni qui, dacci le mani. Dopo una doccia fredda, Hines viene accompagnato nella sua nuova cella, nel buco. Ma non passa molto prima che ricominci a lamentarsi. Brutti stro... Datemi un asciugamano del c***o per lavarmi la faccia! Questa è la prima volta in tanti anni che non riusciamo a calmarlo. Di solito è più gestibile. Mentre Hines si adatta alla nuova sistemazione nel buco, il suo vicino, Cole Strandberg, si prepara per l'udienza. L'obiettivo del CRT è quello di ricorrere alla forza il meno possibile. E questo vale anche per Strandberg, un detenuto che è già stato violento in passato. Gli agenti si preparano a trasferire il criminale più famigerato della contea di Spokane. Oggi sarà fissata un'udienza per determinare se Strandberg sia capace di intendere e di volere. Come potete ben vedere, ho gli occhi neri. Ho gli occhi neri e la faccia da pitbull. E vedete la mia lingua? È una lingua da cane. La lingua da cane. Oggi vado in tribunale. Non lo sapevo proprio. Il sergente Smith e i membri del CRT si avvicinano alla cella per effettuare il trasferimento. Con una persona così imprevedibile, è molto importante per noi essere pronti a tutto. La domanda è: collaborerà? Una volta aperta la fessura del cibo, Cole sporge le mani. Viene ammanettato. Gli agenti non devono mai abbassare la guardia. In passato, Strandberg ha minacciato di aggredire sessualmente e uccidere il suo avvocato. Il compito del CRT non finisce neppure in aula. Non sai mai cosa può accadere. Quella persona può saltare su dalla sedia e dare in escandescenze, oppure infuriarsi con l'avvocato o col pubblico ministero. Strandberg si comporta bene. Il giudice fissa una data per la perizia psichiatrica. Prego, si alzi. Io non muoio mai, sono uno che non muore. Se mi sparano non mi fanno niente. A molti detenuti sono già stati diagnosticati dei disturbi mentali. Alle prese con una popolazione di malati psichici, presunti tossicomani, criminali e assassini, il sergente Smith e la sua squadra via! Fanno il possibile per salvaguardare la sicurezza della prigione di Spokane. C'è qualcosa di nuovo ogni giorno, non ci si annoia mai. L'udienza successiva ha stabilito che Strandberg soffre di gravi disturbi mentali ed è incapace di intendere le accuse di omicidio che gli vengono rivolte. Sarà sottoposto a cure coercitive e resterà nella prigione di Spokane, dove continuerà a tenere il CRT in stato di massima allerta. La fine del mondo è vicina, se come dicono, io sono l'anticristo.